Buongiorno, no, vai. Buongiorno, io sono Giovanni Durbiano e lui è Alessandro Armando. Siamo i docenti del corso Teoria del Progetto Mestiere e Strategie per Architetti. Useremo il sito che vedete qui nel video per illustrare le parti pratiche del progetto e del corso, che è sostanzialmente organizzato in due parti. Ogni lunedì pomeriggio ci vedremo e avremo una parte, diciamo, di lezione teorica e una parte di discussione di esercitazioni pratiche. Il corso ormai è una cosa che noi facciamo da parecchi anni, 7-8 anni, quindi si è evoluto abbastanza negli ultimi tempi perché diciamo, nel tempo abbiamo cercato di affrontare e tagliare le cose in modo diverso, anche se il punto di partenza era un lavoro di ricerca che noi avevamo fatto con un libro che avevamo scritto, una rivista che si chiama Ardet, che è partita qualche anno fa. Quindi diciamo che il corso era iniziato come una specie di laboratorio che stava alla soglia tra la didattica della laurea magistrale, le tesi di laurea e la ricerca. Adesso, dopo tutti questi anni, si inserisce in un nuovo corso di laurea magistrale che è stato riformato, che prevede dei seminari di tesi, per esempio. E quindi in realtà noi cerchiamo di reinterpretare ancora il senso di questo corso, anche pensando appunto al vostro percorso e alla chiusura del vostro secondo anno di laurea magistrale. Per esempio, il fatto che ci sia un seminario di tesi nel secondo semestre è rilevante perché io e Giovanni, insieme a Maurizio Ferraris e Filippo De Pieri, avremo anche un seminario di tesi. Quindi fare questo corso teorico sulla pratica del progetto ha un senso se qualcuno di voi volesse eventualmente pensare di fare una tesi con qualcuno di questi docenti. Sì, il presupposto del corso è che ci sia una relazione tra quello che si studia all'università e quello che capita fuori dall'università quando si è laureati. Il sottotitolo del corso è importante, Mestiere e strategie per architetti. Noi pensiamo che l'azione del progetto sia un'azione innanzitutto strategica e che questa strategia possa essere parzialmente descritta e quindi rappresentata, imparata, comunicata, trasmessa. Il nostro obiettivo è che si possa concettualizzare in una teoria quello che poi avviene nella pratica degli studi professionali. Per cui ci sarà tutta una parte pratica che sarà condotta negli studi professionali a guardare come agiscono i professionisti, come agiscono gli architetti quando vogliono ottenere degli effetti e cercheremo di mappare queste azioni per acquisirne, diciamo, le competenze strategiche. Quindi il tentativo, diciamo, formativo, didattico del corso è quello di spiegarvi e di fare esperienza attraverso appunto queste incursioni negli studi reali in cui si lavora, che cos'è la pratica, cioè di cosa si compone quell'arrangiarsi, quel negoziare, parlare, dover sbrigarsi delle faccende burocratiche, collegare idee di progetto con situazioni complicate, insomma, occuparci di tutte quelle cose che sembrerebbe impossibile affrontare dentro un'università, che di solito si dice imparerai poi quando ti laurei a fare queste cose. Invece noi vogliamo provare a discuterle e a vederle con voi, che siete alla fine di un percorso di formazione, siete quasi alla laurea, e entrare già in questo mondo, diciamo, pratico, che non crediamo debba essere rimandato alla semplice esperienza concreta del lavoro e del mestiere. Vogliamo portare il mestiere dentro la formazione. Questo significa che noi dobbiamo fare un doppio lavoro in qualche modo, per cui da una parte vi proponiamo delle lezioni teoriche in cui usiamo strumenti diversi che vanno Fagli vedere sì, il vi faccio vedere sito. nel Nel sito sito. si vedono tutte Qui le ci sono lezioni. sostanzialmente 10 lezioni, a parte le introduzioni, le chiusure, però insomma sono 10 lezioni chiave. Questo è il sito dell'anno Questo scorso, sì. però ovviamente noi lavoriamo sul sito, per cui ogni anno c'è un sito diverso, ma che grosso modo conterrà queste lezioni e esercitazioni ovviamente diverse. Però andando nel sito dell'anno scorso uno capisce,
di cosa ci intendiamo occupare. Dovreste vederlo dallo schermo, ma in ogni caso l'indirizzo web, mail, l'indirizzo web di questo sito è teoria del progetto 2021, tutto attaccato, tutto minuscolo, .wordpress.com, e con questo dovreste riuscire a entrare. Tornando alle lezioni, in questa pagina si vede la sequenza di lezioni che affronta il problema in termini teorici, quindi anche generali, e poi lo riporta al particolare e alla situazione concreta delle esercitazioni, che sono sempre legate alle vostre esperienze con gli studi. Quindi si parte da affrontare il problema dei documenti, della teoria dei documenti, che ha a che fare con, per esempio, delle discussioni che fanno i filosofi, che si occupano di oggetti sociali e cose di questo genere. Poi si parla di etnografia applicata all'architettura, si entra nel merito delle relazioni di scambio di questi documenti, quindi si tira in ballo, per esempio, la semiotica, la teoria del linguaggio, e poi si continua, per cui si studiano i progetti come contratti, come meccanismi che obbligano le persone a fare qualcosa, i progetti come oggetti tecnici che vengono manipolati, deviati e riassemblati, e alla fine si conclude, diciamo, sul problema della strategia del racconto, della promessa e anche della menzogna che sta dentro ai progetti, passando per la narratologia, per l'antropologia, per esempio. Quindi voi dovete immaginarvi un corso che fa ricorso a una serie di contributi e di anche testi che vengono da tante discipline tendenzialmente afferenti alle scienze umane, ecco, potremmo dire, che si intrecciano con la materia direttamente implicata nelle discipline invece della progettazione architettonica. Quindi voi dovrete discutere con noi una posizione su che cosa fate, che cos'è questo progetto di architettura, perché è una cosa specifica, perché ha delle caratteristiche che fanno sì che noi possiamo dirci architetti e possiamo legittimare la nostra presenza nel mondo e il nostro ruolo. Quindi ci sono tanti livelli, insomma, questa è la parte più teorica, ma questa parte teorica, diciamo, corre in parallelo col fatto che voi facciate delle esperienze e anche degli esercizi che sono, non sono dei compiti a casa semplicemente, sono proprio delle sperimentazioni di mappe, di grafici, di stemmi di lavoro, per cui noi vi chiediamo di disegnare qualcosa che va al di là del disegno architettonico, ma in realtà lo intreccia, lo incrocia, ed è il disegno dell'azione. Facciamo anche vedere quelli di esercitazione. Ok. Questa è la mostra, per esempio, che abbiamo composto l'anno scorso dai lavori finali degli studenti, ma se girate sul web fate anche altri esempi. Sì, l'anno scorso l'avevamo dedicata a una pratica specifica, quella che l'anno scorso furoreggiava, che era gli incentivi per l'edilizia, il 110, il 90%, insomma, che ha impegnato molti professionisti e per cui, essendo una procedura unica, era molto interessante confrontare i differenti stili d'azione di progettisti diversi sullo stesso tema. Quest'anno gli ecobonus sono meno di moda e quindi ci occuperemo d'altro. In particolare lavoreranno con noi quattro dottoresse dottorande di ricerca: Francesca Moro, Luciana Mastrolia, Federica Giogardelle e Saskia Gribling, che hanno degli specifici interessi di ricerca e per cui hanno scelto anche degli studi particolari in ambito torinese, che fanno cose, diciamo, ai confini della pratica professionale, e che ci aiuteranno voi a seguire come certi problemi di efficacia dell'azione progettuale possono essere declinati, mappati, descritti in maniera differente. Quindi alla fine di questo percorso noi crediamo che gli studenti possano entrare nel mondo professionale con un grado di consapevolezza e anche di capacità in più di cavarsela in una serie di circostanze che comunque sono lì, che aspettano di essere attraversate. Non so, per esempio, fare un capitolato d'appalto è un'operazione che di solito viene considerata semplicemente una cosa tecnica che bisogna imparare meccanicamente, si fanno i capitolati. Noi invece affrontiamo come una specie di prova di costruzione della competenza
molto più complessa, che tira dentro un sacco di questioni. Oppure incrociare i problemi di un ufficio tecnico con le esigenze di un cliente mentre si sta facendo un progetto. Sono situazioni pratiche, no? Come si fa? Quali sono gli inciampi? Come ce la si cava quando bisogna cambiare il progetto all'ultimo momento? Ecco, sono queste le questioni che secondo noi possono essere gestite diversamente alla luce delle proposte strategiche che emergono dal corso e che non sono semplicemente quello che noi diciamo, ma anche quello che voi riuscite a inventare con noi nelle discussioni e nelle esercitazioni. No, non è che noi vi insegniamo a fare il capitolato, noi cercheremo di usare tutte le occasioni che la pratica offre agli architetti per capire come si possa applicare una strategia efficace, cioè come usare il capitolato, come usare un disegno, come usare una certa negoziazione con gli uffici, per le autorizzazioni, come ottenere un'autorizzazione in senso strategico, cioè pensando anche a quello che fanno gli altri, per cui produrre e scambiare il disegno e le iscrizioni di progetto. Questo è il presupposto fondamentale che discutiamo e che affrontiamo nel corso. È un corso, certo, anche un po' difficile, dobbiamo dirlo, nel senso che è un corso che richiede un certo lavoro di concettualizzazione dell'azione progettuale, che richiede strumenti interpretativi, non sofisticati, ma che vengono costruiti progressivamente. Però è anche, io credo, molto stimolante per il fatto appunto che si incrociano delle esperienze concrete di persone che stanno lavorando, che vi raccontano i loro problemi, quindi voi toccate con mano quello che avete sempre visto in modo simulato nel corso della formazione dentro l'università. Noi cerchiamo di creare questo canale diretto, facciamo venire gli architetti in classe, mandiamo voi dentro i loro studi, in modo che questi problemi non siano semplicemente una speculazione, ma debbano per forza incrociarsi con delle circostanze anche difficili che gli architetti vi raccontano. Quindi io credo che questo sia il punto più interessante, ecco, per voi. Va bene. Quindi vi rimandiamo a questo sito e ad altre. Potete scriverci ovviamente ai nostri indirizzi Polito, Alessandro Armando e Giovanni Durbiano. Per qualsiasi cosa, per informazioni, credo che voi abbiate tempo fino al 23 settembre per scegliere i corsi opzionali, quindi speriamo che lo facciate a ragion veduta e vi aspettiamo per l'inizio di ottobre. A presto.